Ciao ragazzi, allora come ben sapete i filmati che vi faccio a fine settimana sono sempre senza i miei cani perché il fine settimana normalmente lo passo con la mia famiglia e siccome tutta la settimana ci sono prima loro di noi abbiamo sempre bisogno di un giorno o due per occuparci anche delle nostre cose perché dalla mattina presto alla sera tardi a casa mia per almeno 5 giorni alla settimana si parla solo di cani e invece insomma la famiglia è fatta di tante altre cose indipendentemente dalla professione e dalla passione che uno prova per questi animali. Quindi questi filmati riesco sempre a farveli un po' solo nei ritagli di tempo che ho, tipo adesso sono andato a fare un po' di footing lungo il mare, nel frattempo è che rientro e poi insomma, mi prendo un giorno di riposo, volevo fare alcune considerazioni con voi e specialmente per quelli che mi seguono da tempo, che mi dicono sempre: guarda, i filmati falli dove vuoi, purché li fai, perché noi alla mattina aspettiamo sto filmato. Io mi sento un po', come dire, in dovere ormai di aver iniziato questa cosa. Molti ci contano su questo filmato che io faccio quasi tutti i giorni, appena posso, c'è un po' il sole oggi che mi abbaglia. E quindi, in sintesi, cos'è che vi voglio dire oggi? Siccome siamo al termine di una settimana dove si è conclusa, chiamiamola questa rubrica, dove vi ho trattato queste 10 paure che le persone hanno in qualche modo di adottare il loro cane da guardia. Nel frattempo, scusa, metto in moto e mi avvio verso casa. Quindi, in linea di massima, le paure sono sempre legate un po' a quelli che sono i disagi. Noi abbiamo paura di affrontare disagi. Tanti dicono: la vita è già così tanto difficile, figuriamoci se io me la voglio complicare o me la voglio appesantire ulteriormente con l'adozione magari di uno, meglio due, cani da guardia. Però fa proprio parte del mio carattere ed è una cosa che faccio anche con i miei familiari, lo faccio specialmente con me stesso, dividere sempre le reazioni in due parti. Da una parte le coccole, cioè quelle che io mi rendo conto sempre dei problemi, dei disagi, sia che affronto io, sia che possono affrontare le persone che vivono con me. Ma poi c'è la seconda parte che è la reazione, perché piangersi addosso o ingigantire i problemi alla fine non serve poi così tanto, perché finisce che per preoccuparsi di piccoli problemi si finisce sempre nella vita di doverne poi affrontare dei peggiori. Perché vi faccio questo discorso? Perché certamente nelle paure, nei disagi che vi ho contemplato in queste quasi 2 settimane di filmati, beh, ci sono insomma la paura di essere aggrediti dal proprio cane, quindi di non saperlo gestire, di non saperlo allevare in modo adeguato, che possa aggredire magari qualche animale di piccola taglia che noi abbiamo già. Qualcuno ha il problema che il cane le possa creare dei danni all'interno della proprietà, ma non solo, problemi eventuali, responsabilità, dover avere delle grane, mettiamo che uno scavalchi, io ho un cane piuttosto aggressivo, oppure mi scappa dal cancello, insomma, le paure sono tante. Nonostante io le abbia chiamate immaginarie, solo per il fatto che si può trovare rimedio a queste paure, sono assolutamente d'accordo con voi che sono paure concrete. Alcune sono più, come si dice, da tenere in considerazione, altre un po' più frivole, cioè del tipo la paura di quanto mi possa costare a mantenere un cane oppure a curare il cane, di poter spendere i soldi e poi non avere risultati. Insomma, noi sappiamo che l'uomo vive solo più di paure, perché c'è la cultura della paura. Però attenzione, la mia reazione a tutte queste paure si riconduce un po' quando ho iniziato io ai cani da guardia, con i cani da guardia. Allora, voi forse non capirete questa cosa che io vi sto per dire, ma non c'è peggiore cosa io possa sentire da qualcuno, che spesso lo fa ingenuamente per farmi un complimento, quando mi dice come sono belli i suoi cani, come la invidio per la vita che conduce con i suoi animali, la sua è una bella passione. No, no, guardate, la mia cinofilia non è partita per nulla
con questi principi, ed è il motivo perché io in modo imperterrito e anche controcorrente continuo sempre a parlare della mia cinofilia. La mia cinofilia è partita per la grande necessità di poter proteggere la mia nuova proprietà, che era indipendente. Prima avevo avuto esperienze solo in condominio o in casette vicino a altre, eccetera. In più era anche isolata, ma non solo, con il vedere ciò che accadeva, e oggi accade sempre di più, che persone impunite adesso e probabilmente in futuro si prendono il piacere di entrare in casa a far del male ai miei familiari. Questo è una cosa che ho sempre detestato, forse insomma per l'esperienza che avevo fatto, seppur breve, nei carabinieri, che ho visto tutta una serie di situazioni e me ne ero anche occupate, forse perché fin da giovane avevo praticato arti marziali, avevo fondato una delle prime scuole di difesa personale per le donne, insomma per tante cose mi è sempre dato estremamente fastidio, in poche parole, quello che se ne approfitta della debolezza di altri esseri viventi per infierire e in qualche modo trarne del profitto. E sinceramente, come allora, ancora oggi, io non ero riuscito a individuare altri sistemi migliori dei cani da guardia, perché quando noi finimmo la casa, la prima cosa che, come fanno tutti, noi iniziamo a fare fu mettere un allarme. Insomma, l'allarme, noi non potevamo a vivere continuamente con l'allarme attaccato, attacca e stacca, attacca e stacca, e quindi, come vi ho detto, sarà anche stato perché la nostra recinzione era un po' posticcia, noi ci trovavamo a volte amici che erano entrati in casa, bussavano i vetri e noi ci spaventavamo e dicevamo: scusi, ma se questi, invece di essere amici, o semplicemente il muratore, l'elettricista che aveva scavalcato il cancello come fosse casa loro per dirci che era arrivata l'impresa, perché avevamo ancora da finire alcuni lavori, se questa cosa la fanno loro, la potrebbero fare altri. Ma noi avevamo l'antifurto, ma non solo, quando noi azionavamo l'antifurto, che era dotato di tutte le telecamere all'interno dell'alloggio, avevamo i movimenti molto limitati, molte volte lo dimenticavamo, cosa che fanno ancora oggi molti del circondario, tant'è qualsiasi antifurto che suona nessuno di noi se ne preoccupa minimamente, magari loro potrebbero essere lì sotto la pressione dei ladri che li stanno pestando. Ecco, ma non solo, il fabbro che ci fece i portoni, eccetera, io in quella prima fase pensai che la zona notte, che era quella dove io mi sentivo più vulnerabile, volevo le grate, quindi avevamo messo al sicuro la zona notte praticamente con le grate. La videosorveglianza era una cosa che avevano i nostri amici, a un certo punto noi decidemmo anche di porre rimedio in questo modo, ma noi ci sentivamo assolutamente scoperti, mentre io tutte le proprietà che andavo, specialmente amando la natura che frequentavo, la campagna, andavo in questi cascinali, trovavo che questi cani riuscivano sempre a mettermi un po' in soggezione, che io dicevo: devo chiamare da lontano, se devo andare lì non devo scendere dalla macchina, quando vedevo determinati cani facevo ben attenzione. Allora ho immaginato, ed è realmente cosa accade, che anche quelli che abusivamente volevano entrare in casa mia si sarebbero preoccupati di questo. Io non mi sono mai preoccupato di un allarme che poteva suonare. Io entravo in una casa, se loro avevano dimenticato l'allarme, o che aspettava che lo staccavano, ma non mi avevo preoccupazione. Non avevo preoccupazione di farmi riprendere una telecamera, no, nel modo più assoluto. Come? Ovviamente non ho mai tenuto in considerazione le grate, anche se le ho installate per tanto tempo, e vi devo dire che solo una percentuale bassissima, per non dire inesistente, vivono tutto il giorno con le e notte con le grate chiuse e non le tengono mai aperte, perché dopo un po' si stufano, si abituano, e le grate le tengono almeno due o tre aperte, perché immaginatevi uscire, entrare, insomma, andare a fare le commissioni, richiudere le grate, eccetera. Quindi di lì ho capito che il cane da guardia poteva essere senza dubbi un grande rimedio per la soluzione della sicurezza della mia casa e la sicurezza della mia famiglia. È di lì che io ho iniziato ad applicare tutto ciò che sapevo della cinofilia, e mi sono accorto che sapevo ben poco, ho iniziato a studiare, perché la mia esigenza era partita praticamente quella di imparare da un'esigenza di sicurezza. Quindi
Laggiù dove voi avete solo una passione, vi piace la razza, non sapete cosa fare, vi volete prendere un cane da guardia, amate gli animali, volete aggiungere un cane e tutto, lasciate stare i miei cani, lasciate stare, vi do un consiglio, molte razze di queste che sono realmente da guardia, perché è probabile che voi vi andrete a peggiorare la vostra tranquillità. Se voi non vivete sulla vostra pelle il timore che qualcuno da un momento all'altro possa cambiare radicalmente proprio la tranquillità della vostra vita, ma specialmente la vostra serenità e stabilità psicologica. Guardate, il cane da guardia è qualcosa che non fa per voi, anzi, non fa neanche per voi il discorso della cinofilia in generale. Io dico, ci sono tante persone che hanno un cane e tu vedi che l'hanno preso in un momento di entusiasmo e adesso non ne possono più. Vorrebbero fare tutto nella loro vita tranne avere quel cane, tant'è che iniziano a lasciarlo alla sorella, alla zia, se lo portano indietro, lo sgridano, lo strattonano, lo lasciano in casa, lo portano in asilo chissà per quanto tempo perché almeno si liberano un po' di questo impiccio, eccetera. Lo vogliono che, come dire, risponda a comando, vogliono in poche parole che il disagio si riduca al minimo. Bene, io vi dico, se voi adotterete dei cani da guardia ma non sentite proprio su di voi questa esigenza di sicurezza, io vi garantisco che voi rischiate che i vostri disagi aumenteranno non indifferente, perché questi cani, cioè, mentirei a dirvi che sono cani che si possono adottare senza non saper nulla, che sono cani poco impegnativi, che sono cani che voi potete adottare tra l'altro se non avete le condizioni ambientali, perché io mi rifiuto di vendere i cani laggiù dove c'è una casa che non sia singola e non abbia un giardino, e mi rifiuto ormai da anni di vendere un cane a uno che lo tiene da solo, perché so già benissimo da dove si parte e da dove si arriva. Nello stesso tempo so anche come questi cani, a chi teme per l'incolumità della propria famiglia, anche se è principiante, possano radicalmente cambiare la vostra vita. Cioè voi, se in qualche modo, non so, sentite un senso di disagio, di paura, perché vi sentite scoperti e vi avete paura da un momento all'altro di essere violati nella vostra privacy, di essere violati in quello che è la vostra serenità. Più che un cucciolo, un cucciolone che si può inserire nell'arco, diciamo, di poche ore, in meno di una settimana, o tutte le testimonianze che volete, essere assolutamente, come dire, in grado di gestire un cane di questo tipo. Ecco, io vi posso assicurare che nell'arco di una settimana la vostra situazione può senza dubbi cambiare. Ma tutto deve partire se voi avete questa esigenza, se avete solo la passione per i cani, se vi piace il pastore dell'Asia centrale, piuttosto che un altro cane da pastore, i molossi, eccetera. Ecco, guardate, li potete benissimo trovare, ma vi do un suggerimento: cercateli con meno carattere possibile, cercateli più mansueti, cercate proprio quelli che non vi faranno la guardia, perché gestire i cani da guardia è sicuramente una cosa che richiede un minimo di impegno, un minimo di cultura. Ecco perché, tra l'altro, dalla prossima settimana io vi vorrò parlare un po' nei dettagli del progetto sicurezza. Il progetto sicurezza parte, come vi sto dicendo, da una esigenza, dal desiderio di voler risolvere questa esigenza per vivere meglio, e si deve articolare attraverso una serie di passi obbligati, perché se no, invece di vivere meglio, voi, oltre a non risolvere il problema di sicurezza, vi andrete a caricare un sacco di oneri. Ecco perché mi fa ridere quelli che comprano a casaccio i cani, che se ne fregano di quella che può essere l'assistenza, che guardano magari lo sconto delle 100 euro, che mi chiamano quando dico questo cane io ve lo do un po' a meno, piuttosto che dicono il no, ma io le cose le so già, no, ma a me bastano i suoi filmati. Ecco perché so benissimo come il progetto sicurezza, perché anche in base alle testimonianze che vedete lo attuo ormai da tanti anni, e so benissimo quali sono i passi affinché questo progetto abbia successo, oppure parta già male per finire peggio. Quindi, per concludere questo filmato, che viene un po' da una riflessione che io faccio sempre alla fine della settimana, del lavoro che ho fatto, delle cose che vi ho detto, eccetera, attenzione che laggiù dove voi decidete di adottare uno dei miei cani deve venirvi dall'esigenza che avete di mettere al sicuro la vostra proprietà, ma questo è ancora secondario, ma specialmente la vostra famiglia, i vostri familiari. Se voi, chiudendo gli occhi, non vi immaginate
disagiati nel pensare di lasciare scoperta la vostra famiglia, se non riuscite a immaginare cosa potrebbe eventualmente accadere a un vostro familiare in mano degli intrusi, o meglio ancora, non credete che sia il cane la soluzione a questo problema, non seguite manco i miei filmati, dimenticatevi di me e dei miei cani, perché io ho iniziato questo progetto, mi sono sempre concentrato solo su questo e i miei cani e tutto ciò che vi dico è rivolto a risolvere questo tipo di problema. Mentre ci sono tantissime altre persone che io ammiro, hanno la passione per i cani, hanno la passione per quella che è l'estetica dei cani, hanno la passione per l'amore che bisogna provare nei confronti dei cani, che lo provo anch'io, ma molti mettono innanzitutto ciò che il cane gli può dare a livello emotivo e io rispetto tutte le idee, ma io praticamente vi sto parlando di quella che può essere la soluzione, no, di una coppia di animali che vi possono, per tutta una serie di motivi che vi ho già esternato nei miei filmati, risolvere il problema sicurezza. E quindi concludo questo filmato facendovi una domanda, che è quella che avete trovato nel titolo: ma preferite i disagi o le intrusioni? Perché se a occhi chiusi dite ma sì, preferisco le intrusioni, evitate gli eventuali disagi che un essere vivente o due esseri viventi vi possono portare in casa vostra, perché nello stesso modo come avere un figlio, due figli, tre figli vi hanno cambiato la vita, anche i cani qualche cambiamento ve lo porteranno e voi dovrete come dire accettarlo serenamente. Bene, vi ringrazio tanto per avermi seguito in questo filmato e vi auguro buon fine settimana. Domani credo che vi farò ancora un filmato, ma normalmente sarà di cinofilia generale, non specifico sui cani da guardia. Ciao ragazzi, a presto.